trovarsi in un mercato rionale e notare tutto. Alzare gli occhi al cielo ed incolpare i palazzi circostanti di fare ombra su quello che sembra uno spettacolare presepe. Colori, tanti colori, gente, quanta gente. Tanti camminano tra la folla ed ognuno con una storia segreta, ma spesso raccontata dal profumo lasciato alle spalle. Bancarelle assalite da acquirenti e curiosi, tristi c'è sempre qualcuno che si incanta, guarda una sciarpa e pur gesticolando al venditore ad esserne interessato ad essere in realtà non pensa, bensì a quella quasi simile indossata l'8 febbraio di 3 anni prima da un caro che ora non c'è, o che forse più non è. Sono le piccole cose a riportarci al passato, un indumento, una parola afferrata all'interno di una qualunque frase, non per ultima anzi una foto. Camminare, percorrere la città, fermarsi al parco tra i bambini, gelate ambulanti e con tanto di teatro dei burattini, diviene il felicissimo pretesto per tornare al passato. I ricordi d'infanzia, le grandi e straordinarie storie d'amore, quelle belle e quelle meme, e poi la consapevolezza di essere cresciuti troppo in fretta, le emozioni che faremo senza. Martina, come al solito, si chiude nella sua stanza. Ancora ricordi, flash, pensieri stupendi e maledetti. Ciò che trova davanti non conta. Ed anche un caffè, un comunissimo caffè. Ci vorrebbe un attimo, no? Lui può aspettare. Chissà se Martina un giorno sarà capace di viversi il suo irripetibile presente. Chissà se Martina un giorno sarà capace di viversi il suo irripetibile presente. Chissà se Martina un giorno sarà capace di viversi il suo irripetibile presente. Chissà se Martina un giorno sarà capace.